Sergio Castellucci, ex primario dell'ospedale di Cagli, amato e ben voluto da tutta la comunità cagliese, estimato chirurgo, nonché strenue difensore dell'ospedale cittadino, ha dovuto, suo malgrado, toccare con mano propria quello per cui va battendosi, ovvero l'inefficienza di un sistema che vede l'ospedale cittadino svuotato dal punto di primo soccorso e di tutto ciò che un tempo in questa struttura si praticava. Si è sentito male proprio verso mezzogiorno, a pochi passi dalla centralissima piazza, per via di uno sbalzo pressorio e cadendo ha battuto il capo. Ma dato che l'ambulanza medicalizzata di Cagli era fuori, come quella anche di Fossombrone, l'ambulanza è dovuta partire da Calcinelli. Morale, i sanitari del 118 hanno preso in carico il paziente 45 minuti dopo. Siamo nel punto più o meno dove si è sentito male il medico, si è cacciato al suolo dopo essersi appoggiato a un'auto, è stato subito soccorso dalle persone che si trovavano qui, chiamato il 118, ma i soccorsi sono arrivati dopo una quarantina di minuti. La cosa paradossale è che l'ospedale, quello che era l'ospedale di Cagli qui, è a una distanza veramente irrisoria, 150 metri da qui. Un ospedale che tempo fa avrebbe potuto gestire in maniera efficace e tempestiva questo caso, che invece diventa l'emblema della possibile tragedia che potrebbe quotidianamente accadere. A pochi passi da dove è accaduto c'è una farmacia e un defibrillatore, certo, ma prima che l'irreparabile avvenga, la comunità si interroga su questo episodio emblematico, uno di tanti, ma che lascia in tutti rabbia e malcontento. Da mezzogiorno e sei, è arrivata a mezzogiorno e tre quarti. Ho anche chiamato, non ho chiuso la comunicazione perché non dovevo chiamare per chiedere dove era l'ambulanza. Ecco. No, non esiste. È un po', insomma, vi sentite un po' così, abbandonati? Ma più che abbandonati, cioè devi sperare che non ti succeda mai niente, perché sennò qui ne va della vita delle persone. Adesso, a prescindere da sanità, non sanità, tagli o non tagli, dai, è impossibile una cosa del genere. Cioè, chiamo un'ambulanza e dopo 40 minuti, cioè, ancora non era arrivata. Dai. È andata bene che il paziente era conscio, e quindi, però, se era un'urgenza, emergenza. Punto interrogativo, sì. Ti devi fidare, cioè devi sperare nel Padre Eterno che vada tutto bene. Se ci fosse stato qui un pronto soccorso, come era una volta, sarebbe stato... L'ospedale è a 150 metri, quindi voglio capire. Cioè, un'ambulanza deve partire da Calcinelli, venire qua, perché la nostra, quella di Cagli, è fuori. Cioè, mi sembra una roba io assurda. Lo chiederei ai responsabili. A Talè, a Ceriscioli, a Traversini, loro che sono in maggioranza, che hanno partorito questo bellissimo piano sanitario.